Buongiorno e buon inizio del weekly vlog. Oggi è lunedì, stavo rimanendo impigliata alla porta. E io mi sono vestita perché dobbiamo uscire a fare la spesa che ieri nell'altro weekly vlog, alla fine dell'altro weekly vlog, infatti mi avete visto che dicevo che andavamo a fare la spesa. Però era tardissimo, quindi abbiamo preso giusto due cose per mangiare ieri. E poi adesso andiamo proprio a fare la spesa, che abbiamo finito praticamente tutto. Oggi sono vestita in questo modo. La maglietta e tutto quanto lo vedrete prossimamente nel try on haul, quando spero di farlo presto. Quando lo vedrete vi dirò tutti i capi da dove arrivano, perché adesso in questo momento non mi ricordo, dovrei guardare le mail. In tutto ciò ho lavato i capelli, mi si sono un attimo sbiaditi, ma mi piacciono un sacco. Oggi fa caldo, tra l'altro è primavera, yeah! Non abbiamo più niente a casa. E poi è presto, Andrea si è lamentato, e di solito usciamo tardi a fare la spesa. E allora io ho detto, andiamo a fare la merendina, però lui non vuole. Eh? Sì, invece andiamo a fare la merendina, perché Gloria è una grandissima rompicoglioni e quindi quando vuole qualcosa lo chiede sempre. Forte. Sempre. Andrea vuole. Comunque ho messo su Vanguard di Mulac. Allora, ho fatto anche la foto col flash per vedere se mi faceva quella roba bianca. Ce l'ho su da, cos'era, ormai un'oretta. Voglio vedere se anche a me fa quell'effetto strano. A swatcharlo era molto, dava un po' di, cioè faceva le macchie e dava un po' di vuoti, insomma. A swatcharlo così sul fiatone. Gnammi. Allora, ho preso un tartufo, un babà, tiramisù, questo qua la crema Williams. Grazie. Questo qua invece con detto il liquore e il cioccolato. Questo è molto bello, ma non mette a fuoco, quindi fidatevi sulla parola. Ho mangiato i pasticcini. E i pasticcini non avevano niente di olioso. I pasticcini sono andati via. I pasticcini sono andati via insieme alla tinta. Boh, sono un po' delusina, non mi aspettavo venisse via. Tra l'altro, bevendo il caffè al ginseng, ho lasciato tutto il rossetto sulla tazzina. E questa cosa con i miei color pop non succede, perché sapete che io comunque amante delle tinte, cioè oramai sono una veterana delle, come si chiamano, tinte di rossetti liquidi matte, quindi ne ho provati parecchi e boh, non lo so, ci sono rimasta un po' male. In borsetta comunque ho la tinta di LA Splash che ho preso al Cosmo Prof, nella colorazione Goulash, che è Goulash, sì Goulash, oddio, mi sembra tipo, cosa c'è? Come il goulash. È come il goulash, sì. Spezzatino. Praticamente come spezzatino. Color spezzatino. È a quadrettoni, quindi, di carne, stupido, con il pomodoro. Col profumo di carne. Profumo, quindi mal che vada metterò quella per tappare le macchie di questa, ma davvero non mi aspettavo. Poi, boh, non lo so. Guardate. No, vabbè, è goulish. Ragazzi, sono sfigatissima. E Andrea c'ha sempre ragione. È goulish, non goulash. Ma infatti mi sembra. Com'è buono questo. Questo è goulash. Però è stupendo. Infatti mi sa che mo ci piazzo su questo. Ho tamponato quello di Mulac sopra con goulish e non goulash. Col goulash. Beh, è molto bello, eh. Cioè, praticamente ti restano le labbra come dopo che hai finito di mangiare un bel piatto di goulash. Di goulash. No, però mi piace un sacco. Molto simile a Vanguard, un po' più chiaro, però è molto simile, come vedete. Perché la parte centrale è goulash e fuori Vanguard. Buonasera. Noi siamo tornati. Siamo tornati da un po'. Stavo leggendo il messaggio di Giulia. E niente, adesso Andrea sta cucinando la pasta e poi c'è da guardare i miei programmi, che stasera c'è Grey's Anatomy. Ah! Che bello che è iniziato, sono troppo gasata. E poi mi guardo The Walking Dead. Ho la voce che mi va giù oggi, non so perché. Wow, la pasta ma che è? Stai facendo i popcorn? Bomba! No, vabbè, guardate come la fa saltare. Salta, 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 si fai. In tutto ciò io stavo cercando di scrivere la mia settimana, sì, e non ce l'ho fatta, perché ovviamente ho 300 cose da fare e non riesco neanche a completarne una. E tu vuoi sempre essere al centro dell'attenzione? Eh? Mamma mia, Hunter, fai ridere. Aveva tutte le orecchie indietro. Ma buonasera. Perché mi hai svegliato, brutta stronza? Io stavo dormendo. Buongiorno, anzi oramai buon pomeriggio. È martedì e io sto andando con la mamma a portare, come vedete, la sua roba nella sua casetta nuova.
Oggi avrei dovuto registrare un video per domani, che è mercoledì, e sono col canale vuoto. Perché in realtà abbiamo girato un video che doveva essere carico domani, io e Giulia, però dobbiamo aspettare a metterlo. E quindi niente, dobbiamo... cioè, quindi niente, rimango col canale vuoto. E non ho proprio... cioè, non ho tempo di farlo, anche perché stasera c'è Barry a cena, perché si devono guardare Top Gear Italia. E quindi mi hanno incaricato di cucinare. E cucino il salmone in salsa teriyaki con riso in bianco e alcuni antipastini di pesce. Non so cosa sia. Un pacco a sorpresa. Vi giuro che non ho mai ordinato questi anelli. Che belli! Ma da dove arrivano? Non lo so, mi sa da coso, da... come si chiama? AliExpress. Perché avevo ordinato forse qui insieme ai Wash anche questi anelli qua. Ah, vedi che adesso ti ricordi? Mi che belli! Stupendi! Adesso ve li faccio vedere. Sono più che sicura di averli ordinati su AliExpress. Perché mi ricordo di questi particolari azzurrini. No, ammazza, ma fa troppo caldo, ragazzi. Ma cazzo, guida. Siamo venute in F lunga. Come si vede, buio. Ciao. Adesso oramai caffè al ginseng ogni volta. Siamo arrivati a casa della mamma, la futura casa di mamma. Ve la faccio vedere velocemente, vi faccio un tour. Allora, entrando, è fatta così. Questa qui è la cucina. Mi piace un sacco perché ha tipo il lavello, che è diviso in tre sezioni, e questa parte qui dello scolapasta. In più si può tirare fuori. Mi piace anche un sacco la parte lì che è in acciaio, quindi è pure super facile da mantenere pulita. E qua ci sono tutte le cosine di mamma. Questo è il mobile che va già di là. Qua c'è il bagno, la jacuzzi con i neon. No, vabbè, trashissimo, ma super figo. Mi piace un sacco. Ed è tutto trasparente qui. No, mi piace un sacco qua. Infatti, mamma, sai che lo userò, vero? Jacuzzi e sti cazzi. Qua il letto. Prendo le luci già. E qua la cabina armadio che lei ha già quasi... no, no, non ancora. Ma la casa non è finita qui, perché c'è anche la parte inferiore. Qui c'è la parte rossa del Grande Fratello. Fanno paura queste scale senza cosa. Vabbè, qui si scende giù e c'è praticamente una mega sala. Niente, siamo arrivati a un buon punto. La parte qui l'abbiamo tutta riempita. Questa qui è ancora da finire, questa qua. Buonasera a tutti! Qua anziché mangiare, instagrammano. No, vabbè, scherzo. Comunque abbiamo fatto... Che bello, faccio le foto al piatto! Yeah! Lei, sono giovane anch'io! Il riso al vapore col salmone, salsa teriyaki e prezzemolo. Oh, pistacchione! No, io volevo... pistacchione! Buongiorno e buon giovedì, anzi ormai buon pomeriggio. Direte, ma Gloria, hai dimenticato di filmare il mercoledì? Sì, perché sono stata praticamente a letto tutto il giorno ieri, non sono stata per niente bene. E anche adesso non sto tanto bene, però sto meglio. Sto aspettando che arriva la Roby. Andiamo a farci un giro, poi le deve fare delle commissioni, io pure. E quindi ci siamo messi insieme a fare queste cose. Tra l'altro devo comprare anche il mangiare dei gatti, che è finito tutto. E scusate se faccio un po' fatica a parlare, ma proprio per questo fatto che sono stata male, faccio fatica a respirare e a fare i discorsoni lunghi senza... cioè, devo fare un po' di pause, perché altrimenti sto male con lo stomaco. Ciao, Roby. Sì, ciao. Sembra di essere estiva. Sì, perché io vedo un raggio di sole. Si è denudata la Roby. Stavamo pensando dove andare. Nel frattempo siamo andati all'Esselunga a fare la spesa. Che, come vedete, c'è la spesa. Giornata peso. Ah, no, io dico... ah, no, male, io dico. Cos'è? Male. Male, vero? Muro male. No, io faccio i periodi con le parole. Però peso lo usavi, eh? No, lo usi ogni tanto, peso. Volevo andare a vedere degli occhiali, perché lei c'ha un paio nuovi di occhiali. Mannaglia, la montatura. Non riesco a parlare. Sono molto belli, però io sto cercando per il mio faccione una montatura che sia larga, perché avendo il faccione mi piacciono che gli occhiali sbordino dalla mia faccia e non li trovo. Io vedo la Roby che ha paura a fare le curve per la videocamera. Ah, sì, si vede che sto andando pianissimo. Ma palle! No, che palle! Non dire fammi le curve, perché entro
Che fai le derapate alla Fast and Furious. Vabbè, stiamo andando al Max Moda e c'ha praticamente robe di Shinside e Choice. Robby vuole andare direttamente alle robe di zia, della zia di Milano. Da zia di Milano. Non posso mettere, però è carino. Ah già, perché la Robby dove lavora adesso non può vestirsi smanicata. Dovrà soffrire d'estate. Top! No dai, Robby. Sì, Robby no. Non mi scendere così in basso. Vabbè che ragazzi, addosso a Robby sarebbe bene tipo anche un sacco della spazzatura che sembrerebbe comunque stilosissima. Allora, la Robby ha deciso di farmi provare questo vestito. La studentessa e la battona. Ehi. Hey. Ciao, bell'amore. La vidi immagina. Sta doppia. Allora, la Robby mi ha voluto umiliare facendomi provare quella merda di vestito. E adesso io ho preso un vestito bellissimo da cerimonia là in fondo. Ma io non ho le tette, c'è un vuoto quasi. Oddio, sto male. Però non stai ma... Vai a tempo. Adesso siamo pari. Buonasera. Ciao Andrea. Ciao. Stiamo andando da Cento Montaditos, che finalmente hanno aperto anche qui a Legnano. Però non è quello vero, si chiama Cento Panini. Uomo, te l'ho già detto, si chiama Cento Montaditos. Che palle, non a Roma si chiama Cento Montaditos. Qua da noi si chiama Cento Panini. Non è vero, non credeteli. Comunque stiamo andando lì perché è aperto dal 20... Panini. Stupido. Dal 22 marzo l'hanno aperto. Che palle che siamo sempre fuori fuoco però. Ma tipo se noi andiamo che tanti hanno già ordinato, poi non hanno più 100 panini. Ce ne hanno sempre meno. Esatto, ci rimane un panino. No. No, in sto posto fanno, se non lo conoscete, 100 panini. Fanno 100 panini. Fanno un sacco di panini a gusti diversi. E sono tipo piccoli così, a quanto mi ricordo. Stiamo andando però non solo io e Andrea, ma ci vediamo lì con la Robby e Zazza. RVA. La RVA. Alessia. Ragazzi, le patatine col cheddar. Io ne assaggerò quelle col cheddar. Ed ecco qua intanto l'ordine di Daniele e Roberta. Sono marchiati questi panini. Che geni. Che figa. Ma sai che li fanno loro questi? Guardate che bomba. Allora, questo è quello con la marmellata e formaggio. Poi abbiamo cookies and cream. Esatto. E lui che mangia la porchetta. E lui che mangia ancora il salato. E qua c'è quello al cioccolato bianco. E qua il latte condensato. Buongiorno, sono già pronta, sto uscendo con la Robby. Ancora direte, sì, ieri non ho filmato niente, era venerdì. Perché ho fatto tutta la giornata a fare video, a editare anche il vlog di sabato. Vi metto un attimo qui, intanto mi vesto. E quindi niente, ho passato praticamente tutta la giornata a far video e a editarli. Mi sembrava il caso di annoiarvi. E niente, adesso mi sto vestendo, che sto uscendo, che arriva la Robby. C'è un bellissimo affare. Siamo al centro commerciale, abbiamo girato tutti i negozi. Robby non vuole finire nel video perché si vergogna e la gente la guarda, quindi farà finta di non conoscermi, io parlerò da sola. Nel frattempo siamo andati da Zara, siamo andati da H&M, siamo andati a farci un giro dappertutto. Gloria non ha preso niente, è stata brava. Robby ha preso un bel pantalone arancione. Giallo. Ah no, è vero, è giallo, è color senape, scusami. Color no, senape. Scusate. Io ho preso l'insalatina e la Robby mi ha già insultato per questo. E l'ha schiacciata. Vabbè, un po' quella no. Questa è 1,20€ e ci sta, eh. Buono. Quello che dicevi prima. Si sentiva. Come cazzo la giro sta insalata? No, tu fammi capire. Siamo arrivati a Cesano Maderno. E ce l'abbiamo fatta. Allora, tipo 100. No, veramente siamo uscite, entrate. La Robby si attacca ai muri. Ma li fanno con le stampe, secondo te? Perché Robby ti attacchi a guardare i muri? Perché mi piacciono i muri. Come si chiama qua? Lodo tattoo. Guardate che bello questo. Io mi sono innamorata di sto divano in tutto ciò. Sei molto kiss and makeup. Sì, peccato costa 30€.
Questo non lo metteremo. Vai, come? Io l'ho taggata nella foto. Sto scherzando. C'è scritto sorry kiss e mega if I am povero. Non è vero. No, non è vero, non ci credo. Parlo a bassa voce perché c'è di là Andrea che sta dormendo. Però mi ha lasciata a casa, mi sono cambiata un attimo perché avevo un caldo assurdo come ero vestita. Tra l'altro oggi è proprio giornata primaverile. Usciamo, andiamo a prendere da mangiare da mamma, che c'è mamma che ha finito anche di lavorare. E dopo che prendiamo la roba, poi lei credo andrà a casa con Isabella, che se la tiene lei. E noi torniamo di qui, mangiamo stasera insieme, poi dopo domani andiamo... Cioè domani poi ci svegliamo e andiamo al campo dove di solito loro giocano a soft day. Scusate se parlo di merda, ma sono veramente rimbambita, non riesco a creare una frase. Cioè il mio cervello la creo, ma a parole mi viene molto difficile. E niente, domani andiamo al campo e giochiamo. Cioè giochiamo, io no, non gioco. Non lo so. Sai che bello adesso se mi dice Michele, sono pronto, andiamo? E io tipo sullo smalto bianco non posso prendere niente, dovrò fare tutto così, che ridere. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo mangiato, adesso andiamo a dormire perché domani ci dobbiamo svegliare per andare a giocare a Soft Air. Lo faccio perché ti amo. A che ora ci svegliamo domani? Alle 5. Damo. Alle 6. Dai. Alle 6. Buongiorno. Buongiorno. Che strana veste che c'hai. Gloria Fair. Dove stiamo andando? Stiamo andando a giocare a Soft Air. Ma... sono molto spaventata, mi hanno costretto, aiutatemi, mi hanno costretto. Si sono messi in 3 contro 1, mi hanno costretto a giocare. Allora, outfit del giorno, ragazzi. Esatto, facci vedere l'outfit. Kefia militare. Esatto. Di Andrea. Poi abbiamo questo bellissimo... come si chiama? Si chiama Mimetica. Questo Mimetica, vabbè ragazze... e poi abbiamo dei pantaloni, i quadri pantaloni, giù i adesso pantaloni. Adesso arriva Michele. Quei due mi hanno obbligato insieme ad Andrea a giocare. Li vedete bene? Mi hanno obbligato. Stiamo andando a pescare, no. Allora, qua dietro c'è un puttanaio. Stavamo cantando. Se ci fermiamo a vendere i fucili di tutta la squadra facciamo i milioni qua dietro. Ah, perché abbiamo tutti i fucili? Eh sì. Vieni ti faccio delle tracce di cinghiali. Vedi tutta questa distruzione qua, la fanno loro. Sì. Quello è il naso, lo vedi? Oh mio Dio! Ma è una malattia degli alberi. Ma dai! Ma guarda che bello che è. È stranissimo. Guarda. È tutto fatto così. È enorme. Stanno facendo delle piccole... le coperture tattiche per giochi spastici. Sto facendo una copertura di merda. Dai, Miki, serio! Ah, stiamo facendo una copertura per ripararci da chi ci spara. Quindi ecco. Se vedo... quando succede la finimondo, noi veniamo qua tanto, ripariamo con 4 fascette di plastica e un pelo verde. Mi è sempre piaciuto un po' Shabby. Allora, hanno fatto il fortino. Secondo me quei cosi, vabbè, voleranno giù e ammazzeranno qualcuno. Però facciamo vedere. Non nessuno, questo è perfetto. Ecco. Questo è il loro fortino. Fallo con vedere com'è resistente. Con questo tetto. Io lo definirei più cacatoio. Con questo bellissimo tetto. Beh, certo, ovvio. Allora, questo è tipo esagonale. Sì. Loro stanno costruendo l'Empire State Building. Ecco, però almeno è tutto dritto. Ah, non è una doccia quindi. Non è una doccia. Ah, vedi, è un cacatoio. Abbiamo appena finito di giocare. Sono riuscita a prendere Michele, mio fratello, che è il cecchino. E sono stata molto brava. E poi sono stata anche presa. Sono rimasta da sola contro due e sono stata presa. No, no, l'ha presa anche lei. Brava. Buon pomeriggio. Io ci sono. Noi dormiamo, ci siamo sistemate qui per dormire. Stiamo andando a casa di mamma. Siamo tornati, ci siamo duttuati, lavati. Mi sono molto divertita, non pensavo. E mi è piaciuto tanto. Tu sei trash. Allora, ciao ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio vedere come realizzare questo look da spaventata e scappata di casa. Basta colpire Michele con la Ghilli e vedrete che vi viene questa faccia da ridere. Buonasera, ciao a tutti. Ehi, ciao a tutti. Ma loro non sanno perché ho detto ehi, perché hai detto ehi, ciao. È una lunga storia, ve
lo spiegherò nel prossimo weekly vlog, perché so già che questo sarà lunghissimo. Comunque, ciao mamma. Ciao. Noi adesso facciamo la pappa, che siamo molto affamati. Ciao Isa. Non saluti? Eh? Non saluti? E niente, questa domenica si conclude così, che noi mangiamo, passiamo la serata tutti insieme. Mamma mia che luce. Setto airsoft su YouTube. Ma non è vero? Non ce l'hai un canale? Comunque noi vi diamo il buon fine weekly vlog, sperando vi sia piaciuta, vi abbia tenuto compagnia e vi abbia fatto ridere, soprattutto Gloria che cade. Non è vero, non sono mai caduta. Io vi mando un grosso bacione, ci vediamo al prossimo weekly vlog. Ciao! 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 Ciao. Texas Sniper! Texas Sniper! Setto airsoft!